Ciao ragazzi di TV Bergamo e Orobie, sono a Scardo, sto bene, la vicenda la conoscete, non c'è nulla di rotto, ho preso solo un po' di stangate, un po' di lividi ovunque, la mano di Tamara sta recuperando, non ha ancora sensibilità in tre dita, fa fatica un po' a muoverla, però insomma nulla in confronto a quello che poteva capitare. Abbiamo avuto fortuna. E al tempo stesso abbiamo avuto anche la capacità di gestire la situazione. Importante, prezioso, necessario è stato avere tutto il materiale addosso, sia per organizzare una sosta, sto parlando di Tamara su sopra, e io per poter passare da una versione escursionistica con racchette da neve a piccozze, ramponi, viti da ghiaccio. Quindi il materiale e l'esperienza sono state vitali e insieme alla fortuna hanno permesso che adesso siamo qua, ci lecchiamo un po' solo le botte, le ferite, ma nulla di più. Un'esperienza che insegna tanto. Non è che se stavo a casa non capitava, se stavo a casa magari capitavano anche cose diverse. Io ho sempre questo tipo di mentalità. Sapevo che queste cose potevano capitare, ecco perché sul ghiacciaio andavamo legati con tutto il materiale. Quindi il buon Dio ci ha dato una mano e tutto il resto l'abbiamo fatto noi.